si è sposata. Ai tempi fu Roberto Alessi ad annunciarlo, direttore di Novella 2000 nonché giornalista di Libero. Sara oggi, anzi, ieri, è rinata come nuova, e ha messo un punto ai problemi che l'hanno messa in trappola nel recente passato. Il suo cuore, Sara, l'ha scoperto battere nel petto di Antonio Orso, il suo manager. E nella giornata di ieri, domenica 21 marzo, si è sposata proprio con lui a Massa Martana in provincia di Perugia. La cerimonia della nota showgirl si è svolta con rito civile di fronte a pochissime persone. Una cosa intima come aveva già annunciato tenendo aggiornati i suoi follower in questi ultimi giorni su tutti i preparativi del lieto evento. Continua dopo le foto, il bellissimo abito, l'ha fatto confezionare alla firma Atelier Paola D'Onofrio. Un abito che è stato ammirato, in presenza, da pochi a causa della pandemia in atto, che non ha permesso a Sara di organizzare enormi celebrazioni. In tanti ci hanno chiesto ed è giusto precisare come si svolgerà il matrimonio. Domenica, nel borgo medievale di Massa Martana, io e Antonio ci sposeremo, con rito civile nel pieno rispetto delle norme Covid. Continua dopo le foto, proprio come appena letto è reso noto il suo matrimonio insieme al suo manager Antonio Orso su Instagram. Le nozze si sono svolte in maniera semplice di fronte a poche intime persone come vogliono le regole anti-Covid. L'abito di, così come mostrato da Novella 2000 in esclusiva, è bianco con un décolleté in pizzo e organza. Il capospalla invece è in pelliccia. Continua dopo le foto, proprio sull'abito indossato durante il giorno più importante della sua vita, senza rivelare particolari, aveva condiviso una sua foto in un abito da sposa diverso dal suo. No, non è questo l'abito che indosserò per il mio matrimonio. Si sarà dell'atelier Paola D'Onofrio, aveva scritto. Dopo la cerimonia, ha terminato la giornata al Vallantica Resort e Spa così come narrato dalle sue storie condivise su Instagram. Pubblicato il 22 marzo 2021 alle ore 08:57. Ultima modifica il 22 marzo 2021 alle ore 08:57.